Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca e oggi volevo vedere con voi la differenza, se c'è, tra sabbia viva e sabbia morta. Ok ragazzoli, allora, sabbia viva, sabbia morta, sabbia viva, sabbia morta, sabbia viva, sabbia morta. Stiamo parlando praticamente della stessa cosa ragazzi, sabbia viva e sabbia morta, semplicemente sabbia, che ce la vendano in un sacchetto con dell'acqua non significa che sia viva. Anzi, vi spiego semplicemente qual è la differenza fra sabbia viva e sabbia morta fra un attimo. Però, io una cosa vi voglio far notare, io ho utilizzato la sabbia della NaturOcean, viva, proprio per rimarcare la cosa, ma vi volevo far vedere la quantità di sporcizia che porta questa sabbia e di cose che non sono per niente utili al nostro acquario marino. E adesso vi faccio vedere. Molti forse se ne sono accorti nei video passati, ma guardate qui, queste, le vedete queste pietrine? Questa è sabbia, queste venivano con la sabbia, le vedete? Tutte queste pietrine che adesso sono verdi ovviamente perché si colorano con il tempo, ok? E con le alghe che ci sono in vasca, ovviamente prendono, vedete pure qui si nota che, vediamo se me lo riesco a mettere meglio a fuoco, eccoci qui, che iniziano a mettere con la linea, ma guardate qui proprio in questo caso, lo vedete questo? Questo non è altro, eccoci qua, questo è un carapace di qualche mollusco morto, questa non è una pietra, quella a fianco sì che è una pietra. Però la maggior parte sono parti di carapaci di animali, ok? Sì, di conchiglie, di altri molluschi, ok? Che vivono nella sabbia. E ma arriva questa sabbia piena di queste pietrine. Molti penseranno o saranno per dire ma forse sono le rocce che hanno spurgato e hanno lasciato residui nella sabbia. No ragazzi, le rocce non hanno spurgato perché le rocce già erano spurgate. Le uniche rocce nuove che avevo messo quando abbiamo fatto diciamo questo nuovo allestimento era questa qui, okay, questa roccia qui e queste due qui, uno e due, che non sono altro che delle rocce della Carib Sea, che queste ragazzi non devono spurgare, sono pittate, come fanno a spurgare? Quindi le rocce non hanno spurgato, già hanno spurgato, o meglio spurgarono al loro tempo, e quindi tutti questi residui che vedete qui sono residui di sabbia, tutti questi residui qui sono i residui della sabbia NaturOcean. Secondo me la peggiore sabbia che potessi scegliere per il mio acquario marino. Tornassi indietro, sceglierei sicuramente la Fiji White Sand di Ati, se non mi sbaglio. E secondo me una delle sabbie più belle da mettere in acquario marino, di un bianco davvero ottimo, fine, molto fine questo sì, quindi facilmente, diciamo... che si muove facilmente con la potenza delle pompe, però appunto se riusciamo a mantenere una buona circolazione la sabbia ragazzi ci sta davvero di lusso. E, detto questo, come vedete questi sono gli inconvenienti di sabbia viva, prima cosa. Secondo inconveniente è che praticamente la sabbia viva non è viva, ci danno questi sacchetti di sabbia con dell'acqua dentro, in teoria dei batteri dentro, ma voi non calcolate che questa sabbia è stata prodotta, fra virgolette, o è stata prelevata, che secondo me non so se si possa prelevare o se esistono delle farm di coltivazione di sabbia, ma sono state coltivate anni e anni fa, quindi non so quanto possano sopravvivere sia i batteri che i microorganismi dentro questa sabbia per moltissimi anni. Affrontando il prelievo,
il trasporto da un luogo a un altro, il calore che prendono sugli autobus, il freddo che prendono su, sì, sugli autobus, sui camion, il calore che prendono sui camion, il freddo che prendono sui camion, arrivano nel negozio, li lasciano lì, calore, freddo, calore, freddo, calore, freddo, e poi ci arriva a noi e lo mettiamo in acquario. Perché io ho usato la sabbia viva? Boh, fiducia ragazzi, fiducia, 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 ma non c'ha niente di vivo questa sabbia, non c'ha niente di vivo. La cosa migliore è sempre, di sabbia viva, è sempre prendere un inoculo di sabbia da un altro acquario. Se volete vita, fra virgolette, nel vostro acquario all'inizio con della sabbia, prendete un inoculo da un altro acquario, che sia DSB, che sia SSB, bare bottom no ovviamente perché non porta la sabbia, però prendete la roccia in quel caso. Mettete appunto un inoculo di sabbia nel vostro acquario. In questa maniera aiutate il vostro acquario sia con dei batteri che della microfauna, dei microorganismi, ok? Però ovviamente ci sono, fra virgolette, degli esperimenti con sabbia viva e sabbia morta, ma la sabbia viva, sempre fra virgolette, ci dà uno sprint iniziale, ok? Per far iniziare a colonizzare il nostro acquario dai batteri, perché spinge sul ciclo dell'azoto e lo fa, diciamo, crescere in maniera rapida, lo fa avvenire in maniera rapida. Ma perché? Semplicemente perché, ragazzi, tutti quegli organismi all'interno del sacchettino e quell'acqua all'interno del sacchettino, quando li mettiamo in acquario, semplicemente è ammoniaca. È ammoniaca, quindi stiamo inserendo ammoniaca nell'acquario. È come con, se partissimo con tutto morto e lo stesso giorno inserissimo un pezzettino di gamberetto, un pezzettino di cozza, qualsiasi cosa da far decomporre all'interno del nostro acquario marino, e si crea ammoniaca. Quindi semplicemente, ragazzi, la sabbia viva, quello che porta è ammoniaca. Io onestamente ho utilizzato sabbia morta e sabbia viva in passato, non sono per niente felice di questa sabbia viva. E sabbia morta 10.000 volte, molto più pulita, anche se poi la dobbiamo pulire fra virgolette anche noi perché la dobbiamo sciacquare per far creare meno polveri. Però io, se tornassi indietro, sceglierei tutta la vita sabbia viva Fiji White Sand della marca Ati, perché secondo me è una delle migliori. Oltre anche, credo, anche alla Red Sea, che non sembra tanto male. L'ho vista qualche volta da vicino, da qualche altro acquario, di qualche altro appassionato. Non sembra male. Io, ovviamente, tutte queste cose si possono sifonare, vi possiamo dare una sifonatura a queste cose, ma vi volevo far vedere che appunto non sono detriti. Non sono detriti, ma sono rocce, sono pezzettini di roccetta, sono cose che venivano con la sabbia. Sono cose che venivano con la sabbia e già io ho prelevato qualche guscio, qualche altra cosa che veniva appunto con questa sabbia. Ma davvero, davvero non ci siamo. Anche qua dietro, vedete? Un po' dappertutto. E nada más, gente. Spero come sempre che questo video vi sia stato utile. Era video rapido solamente appunto per questa differenza fra sabbia viva e sabbia morta. E nada más, gente. Ci vediamo al prossimo video. Ah.